Siamo fra i promotori di Santuzza Libera Cidà, la pagina Facebook che ha raccolto milioni di commenti da parte dei cittadini palermitani che vogliono una città più verde, aree pedonali e vogliono una città più vivibile. Noi ci siamo occupati di questo per Muoviti, che sarebbe il primo, diciamo, un importante social carpooling per Palermo, che si occuperà di portare la sostenibilità in città. Stamattina ci siamo guardati, diciamo, su Facebook e poi abbiamo verificato di persona che era stata diverta la piazza e distrutte le piante che erano state messe nella piazza. E allora abbiamo pensato in modo estemporaneo di fare subito un evento per fermare questo scempio. A questo evento hanno partecipato, diciamo, migliaia di persone e ci hanno pubblicato tutti i giornali. Quindi devo dire che in poche ore è stato raggiunto un ottimo risultato. Quello che voglio dire è questo, che questa città vuole cambiare e sono molti gli attori, diciamo, in questione, non c'è solo una persona che pensa di farlo, quindi stiamo riuscendo finalmente tramite social media a portare il cambiamento in questa città e questo l'abbiamo fatto tutti, non è una cosa di una singola persona. Ma perché i commercianti di questa zona si oppongono a questo cambiamento? Perché purtroppo non viene compresa l'importanza delle pedonalizzazioni, purtroppo la mentalità è ancora una mentalità vecchia, in realtà il fatto di poter parcheggiare, che poi ci entrano 35 macchine, le abbiamo contate, il fatto di poter parcheggiare in questa piazza non cambierà assolutamente niente per i commercianti. In realtà il momento di crisi è profondo e questo cambiamento, diciamo, porterà anche a un miglioramento della crisi. Quindi le persone mantengono una mentalità vecchia che deve essere assolutamente sradicata. Si possono fare due passi per raggiungere il bar o il mercato o quello che sia. E forse può essere un'occasione per questa città, non una perdita. Sui social network, assieme alle voci che naturalmente appoggiavano questa vostra iniziativa, avete avuto anche voci di dissenso o quantomeno voci che si schieravano a favore dei commercianti? Guardi, nessun dissenso. Penso che nessuno riesca a capire il motivo per cui i commercianti decidono di rompere quello che è bello e quello che è stato costruito con tanta passione e anche con tanto lavoro. Sui social network non c'è stato nessun appoggio ai commercianti.